Crisi di mezza età, fallimenti, difficoltà familiari e quotidiane. Quattro amici cinquantenni decidono di staccare la spina in un Easy Rider Over 40. È Svalvolati on the Road di Wallbecker. Action! Porca miseria! Per poco non perdevo il controllo prima, non ci ho capito più un cavolo! Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence e William H. Macy. Appassionati di moto e Harley Davidson decidono per un viaggio on the road, senza meta e limiti di tempo, per riassaporare e riprendersi avventura e libertà. Action! Non ci sono regole per questo viaggio, ve lo siete dimenticato? Certo, andiamo certo. Verso il Pacifico, senza programmi né tappe stabilite. Certo. Chissà dove saremo. Lo so io dove saremo. Dudley mi ha collegato. Guarda questa geggia. C'è un GPS nel mio telefono. Oh, guarda che roba. Veramente? Sì. Fammi vedere, guarda qui. Ma che... Sei scemo, perché l'hai fatto? Per il bene del viaggio. Non ti serve il GPS per scoprire l'America. Ti serve la moto e ti basta la strada, ok? Libertà. E se c'è un'emergenza, il cellulare ce lo dico. Ah no, ce l'avevi! Che? Ma sei pazzo! Perché l'hai fatto? C'era la mia vita lì dentro! Oh, che effetto fa, Woody? È figo! Wow! It's my prerogative! Niente cellulari! Aspetta un attimo! No, Doug! Doug, ha ragione lui! Aspetta! Grazie, Woody. Mi sento così tranquillo con te. L'avevo notato. E se quando stai dietro ti azzardi a posarmi ancora la testa sulla spalla, ti mollo nel traffico. Volevo soltanto ripararmi la faccia dal vento. Ho sentito che mi annusavi il collo. Ragazzi, la smettete? Gli hai annusato davvero il collo? Ha un profumo fantastico. Sa di muschio con un sottofondo di quercia. Genere avvocato cowboy. Genere avvocato cowboy. Dal divano al sellino non è proprio la stessa cosa. Incidenti e imprevisti assortiti per riflettere sulla propria maturità. Ancora più complicato quando incrociano una gang di motociclisti tutt'altro che amichevole verso quegli attempati centauri. Action! Devo bere qualcosa, ho sete! Sì. Se no muoio. Dicono che si può estrarre qualcosa da bere dai cactus, no? Dove sono i cactus? Siamo in un deserto e non c'è un cazzo di cactus. Già. Veramente, credo che al plurale si dica cacti. Io lo uccido. Lo vuoi uccidere? Ehi, lo stiamo pensando tutti, no? Dovremmo nutrirci e lui è quello che opporrà meno resistenza. Ma vattene. Tu vuoi bene a Dudley. È il sole che ci fa dare i numeri a tutti. Hai ragione, Woody. Mi dispiace, Dudley. Senti, non so che mi ha preso. È la disidratazione. Il sangue si addensa e il cuore deve lavorare di più per pomparlo nelle arterie. Te ne arriva di meno alla testa. Il nostro corpo sta letteralmente cercando di bere se stesso. Ho capito, lo uccido io. Fanno ridere gli stronzi che si comprano un giubbotto di pelle e si credono biker. Ma vi siete visti? Ehi, noi abbiamo il diritto di essere biker. Voi non avete diritti, sta zitto! Ho capito che eravate coglioni appena vi ho posato gli occhi addosso. Tu non ci conosci. Dici che non vi conosco? Tu probabilmente sei... un podologo o uno specialista orecchio-naso-gola. Magari. Ortodontista? Oh, fuochino. E tu, Bobby, garantito che sei un povero frustrato. È tua moglie che porta i pantaloni. Ma che, conosci mia moglie? E tu, represso anale imbranato? Ma oh, ci prendi. A che colore sto pensando? Ma la pianti! E tu, che sei il più finto del gruppo. Occhi di ghiaccio. Tornatene a casa.